Lo Stato deve stare a fianco di chi nella sua vita, giovani figli, sono stati privati del padre e della madre in un solo attimo, per un uxoricidio. Noi abbiamo fatto questa proposta di legge cercando di sollecitare lo Stato a essere al loro fianco. Ci sono tutte le caratteristiche perché lo Stato sia a fianco di questi giovani, di questi figli che sono rimasti soli nella vita. Un atto di sostegno pratico, di vicinanza che ovviamente non vuole essere esaustivo di tutte le problematiche connesse a un fatto così grave. Contiamo molto nella sensibilità del Parlamento e nella velocità del Parlamento per approvare questa legge.